raccontami del ruolo che interpreti. All'inizio sono chiusa come il bocciolo di un fiore e poi via via mi apro e scopro me stessa e mi sento libera. Tutti sanno chi è Linda Lovelace, magari non proprio tutti hanno visto Gola Profonda, il film a luci rosse che ha sdoganato l'industria del porno portando l'intrattenimento per adulti da atto privato a fenomeno di costume. Tutti avevano in mente un solo film, Gola Profonda. L'intento principale di Rob Epstein e Jeffrey Friedman con Lovelace era quello di indagare la figura di Linda, una figura ritornata anni dopo il suo exploit erotico agli onori della cronaca per la sua battaglia femminista, ma innanzitutto umana, contro la violenza domestica e gli abusi. Di sederti, stare, scopare, tu lo farai. La scelta dei due registi di affidare il ruolo della protagonista ad Amanda Seyfried si è rivelata particolarmente felice. Con la sua freschezza, con il suo sguardo pulito, pronto a meravigliarsi per ogni piccola gentilezza, per ogni complimento, la Seyfried sa incarnare il lato più vulnerabile di Linda. Guidandoci attraverso il suo percorso di consapevolezza, rendendo preziosi per noi come per lei i momenti di felicità, i registi creano nello spettatore un forte legame empatico con la protagonista, tanto che il suo essere un'icona del porno scompare di fronte alla sua realtà quotidiana di persona alla ricerca di una propria identità. Mi hai fatto male, Jack. La passione. Noi abbiamo passione. Lovelace.